Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema pasticcera alla ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono tuorli d'uovo, pasta di limone, fecola di patate, zucchero, latte, zucchero a velo, ricotta e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte, i tuorli, la fecola di patate e la pasta di limone o aroma di limone. Ed azionare il bimby per 4 minuti, 90 gradi, velocità 4. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente. Senza lavare il boccale, nel frattempo prepariamo la ricotta. Mettere nel boccale la ricotta. Lo zucchero a velo. E l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Trasferire in una ciotola e tenere da parte. Trascorso il tempo, la crema si è raffreddata, aggiungere la ricotta. Ed amalgamare bene. Lasciare riposare in frigo per 30 minuti prima di utilizzarla. Crema pasticcera alla ricotta. Si conserva in frigo per 2 giorni. Ideale per farcire bignè, torte, crostate o bomboloni. Grazie e alla prossima ricetta!